presidente dell'area vasta Vittorio Poma ha incontrato insieme ad altri sindaci il ministro Graziano Del Rio per sollecitargli lo sblocco dei fondi da destinare alla messa in sicurezza dei ponti. Accoltellato in piazza San Bovo nel corso di una lite furibonda, un 54enne tunisino è in gravi condizioni all'ospedale civile, è la terza aggressione in una decina di giorni. Il faccia a faccia tra i sindacati e l'azienda sembra non stia dando gli effetti desiderati, a tal punto che le sigle sindacali stanno pensando ad una nuova mobilitazione. Sono circa un centinaio le famiglie su cui pende un ordine di sfratto. Il sindaco De Paoli e l'assessore Canale chiedono la mediazione del prefetto. Il tema fanghi in agricoltura è approdato dal Pavese a Decomondo a Rimini. Per gli esperti il loro utilizzo rappresenta un vero e proprio esempio di economia circolare. È tornato a Pavia lo scrittore Roberto Saviano per presentare il suo ultimo libro, ma soprattutto per ricordare che in un paese bisogna vivere sempre onestamente. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Pavia Italia. Iniziamo il nostro telegiornale parlando di infrastrutture. È iniziato nel tardo pomeriggio l'incontro tra il presidente dell'area vasta di Pavia, Vittorio Poma, e il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. Poma ha annunciato di voler chiedere lo sblocco del patto di stabilità che impedisce all'ente di spendere i 7 milioni di euro per intervenire sui ponti della provincia. All'incontro a Roma partecipano anche gli altri presidenti delle aree vaste. Poma può contare anche sull'appoggio di una settantina di sindaci del Pavese che hanno firmato il protocollo d'intesa per l'ambiente. Le priorità sono i ponti di Pieve Porto Morone e quello della Gerola che collega la Lomellina all'Oltrepò. Il presidente Poma ha l'intenzione di chiedere al governo anche di stanziare i 35 milioni di euro promessi per il nuovo ponte della Becca, un'opera fondamentale di cui si parla ormai da anni. Parliamo invece ora di cronache, ci spostiamo a Voghera. È la terza aggressione in 10 giorni, quella verificatasi nei giardini di Piazza San Bovo. Il tutto nasce dopo un litigio, un 54enne tunisino è stato accoltellato ed è ricoverato in fin di vita all'ospedale civile della città. I dettagli dell'aggressione nel servizio di Ermanno Bidone. Un passante l'ha trovato svenuto a terra in un lago di sangue, ha fatto il 112. Resta avvolto nel mistero quanto accaduto lunedì sera in piazza San Bovo a Voghera, dove un uomo di 54 anni è stato colpito con diverse coltellate e lasciato in fin di vita nella penombra dei giardinetti. Subito dopo l'aggressore si è dato alla fuga. Immediato l'intervento delle ambulanze che hanno portato la vittima d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale cittadino, dove si trova tuttora in condizioni disperate. Oltre agli agenti del commissariato di polizia sul posto anche la scientifica che ha lavorato fino a tarda notte e per tutta la giornata di martedì cercando testimonianze, visionando le immagini della videosorveglianza della zona, oltre a scavare nel passato dell'uomo di origini tunisine e con precedenti penali. L'arma usata dall'aggressore per colpirlo all'addome e al torace non sarebbe ancora stata trovata. L'ipotesi principale su cui lavorano gli inquirenti, che secondo indiscrezioni potrebbero essere vicini alla soluzione del giallo, è che l'aggressione possa essere maturata nell'ambito della piccola malavita locale. Molte volte in passato la centrale, Piazza San Bovo, a metà strada tra la stazione ferroviaria e Piazza Duomo, è stata teatro di aggressioni, episodi di ubriachezza molesta e spaccio di droga. Ecco la testimonianza di un esercente della piazza. Non posso definirlo il posto ideale dove far girare bambini, famiglie, eccetera, perché è mal frequentato. Alcune volte persone incivili che si mettono a urinare vicino alle piante con dei bambini che girano nel parco vengono richiamati un po' all'ordine e per un po' stanno buoni chieti, ma se tutte le volte bisogna star lì a far la guardia, cioè diventa impossibile vivere. Cioè, come fa un genitore a portare un bambino al parco sapendo che ci sono persone che si comportano in maniera indegna? E questo sono sia italiani che stranieri. È da un po' che non buttano più tante bottiglie per terra come facevano prima. Migliorare l'illuminazione di qua la sera. Le luci di qua fanno pena e di là sembra illuminato a giorno. E sperare che arrivino direttive dall'alto dove dicono fate qualche controllo in più, anche solo passare a piedi, fermarsi 10 minuti, danno un senso di maggior sicurezza anche alla cittadinanza che uscirebbe più volentieri. Il problema base è sempre quello, che le forze dell'ordine purtroppo hanno le mani legate da leggi insensate.
e sono obbligati a fare repressione, cioè devono intervenire dopo che i fatti succedono. Da Voghera ci spostiamo a Pavia, dove è stato presentato il primo bilancio partecipato del Comune, lo strumento che ha visto la partecipazione diretta dei cittadini. I numeri sono più che soddisfacenti, in quanto sono stati finanziati ben 9 progetti e sono stati coinvolti quasi 2.400 votanti. A vincere è stato il progetto di recupero dello storico castello di Mirabello. I dettagli nel servizio di Mario Fortunato. 9 progetti finanziati e il coinvolgimento di 2.392 votanti sono alcuni dei numeri del primo bilancio partecipato del Comune di Pavia, che ha visto trionfare la proposta di recupero del castello di Mirabello con 453 preferenze, voti che garantiranno 50.000 euro per i primi interventi di riqualificazione. Un risultato che soddisfa non solo i tanti cittadini che hanno sostenuto il progetto, ma anche l'assessore Canale, tra i promotori del recupero dell'area. Ci sono tante cose da fare nel castello di Mirabello. Come amministratore locale vi posso dire che le risorse non ci bastano per ristrutturarlo completamente, ma questo è un punto di partenza. Renderlo visitabile, ripulirlo, garantire che ritorni con il tempo al suo splendore, ha questo come primo passo, passaggio fondamentale. Così potremo essere più forti anche nella richiesta di fondi europei, di fondi della Fondazione Cariplo. Al secondo posto, con 425 voti, si è piazzato il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile dalla Cabella, in Borgo Ticino, fino alla Chiavica. Al terzo posto, con 424 preferenze, un'altra pista ciclabile dalla stazione al Ticino. Finita la votazione, stiamo già lavorando a ripresentarlo per il 2017. I soldi saranno sempre 300.000 euro per il 2017 e 300.000 euro per il 2018. Gli altri progetti finanziati spaziano a 360 gradi, dal sociale alla cultura, passando per il tempo libero. Risorse saranno destinate ad una ciclofficina di quartiere, al sostegno delle donne in difficoltà da un punto di vista occupazionale, ma anche all'installazione di nuovi vici pubblici. Verranno poi finanziati progetti in favore dell'autonomia dei ragazzi disabili, per la promozione di San Michele e per rendere accessibile gratuitamente il Bosco Grande un pomeriggio alla settimana in primavera ed autunno. Con un ulteriore servizio entriamo nel dettaglio dei progetti che hanno vinto e che sono stati inseriti nel cosiddetto bilancio partecipato. In primis c'è la pulizia, la sanificazione e la rimozione immediata dei rampicanti dal castello di Mirabello, vera e propria opera architettonica che da troppo tempo attende un importante progetto di sistemazione. Il castello ha bisogno di una pulizia immediata e di una sanificazione. Gli interni del castello, l'abbiamo già detto già tante volte, l'abbiamo visto anche in televisione, i pavimenti sono pieni di guano e di piccioni. Questo è il primissimo intervento. Il secondo intervento fondamentale è la rimozione dei rampicanti che stanno distruggendo l'ala nord del castello. Mi fa anche piacere finalmente aver trovato un interlocutore a livello istituzionale nella persona di Laura Canale, perché per la prima volta noi che siamo così appassionati e così interessati all'argomento Battaglia di Pavia e Castello di Mirabello abbiamo trovato un appoggio valido, convinto e sincero nell'amministrazione comunale. Ben 454 hanno scelto di votare Mirabello, quindi questo è un chiaro messaggio sicuramente che va alla nostra giunta, quindi di interessarsi alle periferie, perché Pavia non è solamente il centro storico, ma Pavia è anche Mirabello. È la dimostrazione che quando si lavora assieme, pur essendo diversi per età, partecipazione politica, sesso, il nostro è un gruppo ampio e trasversale che lavora benissimo assieme e i risultati per fortuna sono arrivati. Credo che questa condivisione, questa partecipazione trasversale, quindi indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla provenienza, ci dia un segnale forte e ci insegna che la periferia ha bisogno del centro, anche il centro ha bisogno della periferia. Torniamo a parlare di viabilità, ma questa volta a Vigevano. È chiuso dal tardo pomeriggio di lunedì il sottopasso ferroviario di via Mascagni.
nei pressi del passaggio a livello di Santa Maria. Il provvedimento è stato deciso dalla polizia locale in seguito alla segnalazione della caduta di alcuni calcinacci dalla parte inferiore della struttura sulla sede stradale. In seguito alla chiusura, di carattere precauzionale, verranno effettuati dei controlli sullo stato di salute del sottopasso, in base ai risultati dei quali si deciderà su come intervenire. Al momento non è possibile fare previsioni sull'effettiva gravità dei danni. Di certo, l'impraticabilità del sottopasso di via Mascagni, unito alla chiusura del cavalcavia La Marmora, sta creando non pochi problemi alla circolazione stradale. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di lavoro e ritorniamo sull'argomento caldo della Camerun di Voghera. Il faccia a faccia tra i sindacati e l'azienda sembra non stia dando gli effetti desiderati, a tal punto che le sigle sindacali stanno pensando ad una nuova mobilitazione. Il punto principale è ovviamente il piano di sviluppo che la proprietà franco-americana ha in mente. Le ultime novità nel servizio di Ermanno Bidone. Continuiamo a lavorare per trovare una soluzione all'indomani di un nuovo incontro sul futuro della Camerun a Voghera con i rappresentanti dell'azienda. I sindacati sono di poche parole, le speranze riposte nei faccia a faccia che si sono tenuti alla sede di Confindustria non hanno dato i risultati sperati e non si esclude la ripresa delle manifestazioni di dissenso in fabbrica nei prossimi giorni, perché al di là delle buone intenzioni al momento sembra che questioni centrali di tutta la vicenda non abbiano ancora trovato una soluzione. I primi 160 esuberi annunciati e anche la richiesta di riattivare ancora per un anno la cassa integrazione straordinaria, ma il punto principale da cui derivano problemi o all'opposto speranze rimane sempre lo stesso, il piano di sviluppo che la proprietà franco-americana Schlumberger ha in mente per le due aziende di Voghera, la ex Grove e la ex Ledin. Se ci sarà la volontà di continuare ad investire in Italia, Regione e Ministero avrebbero già messo a disposizione sgravi e contributi, ma ad oggi un punto fermo in tal senso non sembra sia ancora stato trovato. Parliamo ora di sociale. A Pavia il sindaco De Paoli e l'assessore Canale hanno scritto al prefetto per scongiurare i 100 sfratti in arrivo in queste settimane di inizio inverno. Le strutture del comune non sono più in grado di ospitare nuove famiglie e le motivazioni degli sfratti vanno ricercate nelle cosiddette morosità incolpevoli, ovvero per perdita di lavoro o per salari troppo bassi. Sentiamo quanto sta succedendo nel capoluogo con il servizio di Mario Fortunato. 100 sfratti in arrivo ed una situazione ormai al limite. A 12 mesi di distanza, l'amministrazione comunale ha scritto di nuovo al prefetto per chiedere la sospensione degli sfratti per morosità incolpevole nel periodo invernale. Una sospensione temporanea al fine di mitigare il disagio delle famiglie, soprattutto in presenza di minori, hanno messo nero su bianco il sindaco De Paoli e l'assessore alla Casa Canale. Ciò anche alla luce, si legge nella lettera, dell'impossibilità di accogliere tali famiglie in strutture comunali di prima accoglienza, che in questo momento sono sature. È di pochi giorni fa la protesta, solo per citare l'ultimo caso, al villaggio San Francesco, di diverse famiglie che lamentano condizioni di vita al limite. Se l'anno scorso la richiesta di moratoria è caduta nel vuoto, la speranza dell'amministrazione è che in questo caso il prefetto possa rispondere positivamente, nonostante i rapporti di tensione degli ultimi giorni per il presidio antifascista non autorizzato. Il comune di Pavia del resto è considerato ad alta tensione abitativa, non solo per la situazione in città, ma anche per le numerose e continue richieste da parte di persone che hanno domicilio in tutta la provincia. Il 90% degli sfratti, secondo dati del Ministero, è motivato da morosità incolpevole, ovvero da persone che non sono più in grado di pagare l'affitto a causa della perdita del lavoro o del salario troppo basso. Per questo il Comune si rende disponibile a collaborare con la Prefettura rispetto a qualsiasi misura voglia essere attivata per far fronte all'acuirsi del disagio abitativo. Torniamo a parlare a Pavia del corteo antifascista di domenica in cui i militanti chiedevano le dimissioni di prefetto e questori in merito a quanto è successo nei giorni precedenti. Questa volta è l'ex sindaco forzista Alessandro Cattaneo ad alzare il tiro affermando che a Pavia si sta assistendo ad uno spettacolo davvero triste. Sentiamo il suo sfogo ai nostri microfoni. Beh, io credo che si sia davvero superato il segno. Che si scontra con un'altra e una raccolta firme per le dimissioni del prefetto e del questore, non si sa bene poi per cosa, visto che l'ordine pubblico per fortuna viene garantito dalla nostra Polizia di Stato, dai nostri uomini della sicurezza e credo che tutte le istituzioni, comune in primis, dovranno semplicemente ringraziare per il lavoro svolto ogni volta tra mille difficoltà.
davvero, insomma, a Pavia è nato uno spettacolo triste in questa città, che la città capoluogo non merita, davvero noi come forze di centrodestra, io personalmente e per tutto ciò che rappresento dal punto di vista politico, condanno questa che mi appare davvero una vera e propria aggressione nei confronti di due importanti istituzioni, due donne che lavorano bene, e da ex sindaco dico che davvero così non si può lavorare, e questo è il segno di inadeguatezza totale. Rimaniamo a Pavia e ci immergiamo nel mondo dell'università. È stato infatti inaugurato l'anno accademico e il rettore Fabio Rugge ha tracciato un bilancio di metà mandato guardando avanti in termini positivi. Infatti è in crescita il numero degli studenti iscritti grazie all'attrattività dei corsi di laurea. Sentiamo il discorso del rettore raccolto da Luca Pattarini. L'ingresso del corteo accademico in Aula Magna, accompagnato dal coro dei Goliardi, poi il discorso inaugurale del rettore Fabio Rugge, che ha tracciato un bilancio di metà mandato. L'Università di Pavia inaugura l'anno accademico 2016-2017 nel solco della tradizione e con buone prospettive per il futuro. È in crescita, infatti, il numero degli studenti iscritti grazie all'attrattività dei corsi di laurea e al buon funzionamento del welfare dell'Ateneo. Nel decennio trascorso molti hanno continuato a scegliere l'Ateneo Pavese. Il totale dei nostri iscritti è infatti rimasto stabile, ma è interessante constatare che l'anno accademico 2016-2017, quello che inauguriamo, è il terzo di crescita consecutiva delle immatricolazioni, così si raggiungono il valore assoluto più alto da sempre. La corte di quest'anno si prospetta infatti particolarmente numerosa, con un incremento di oltre il 7% dei giovani che sono venuti a Pavia per cominciare il loro percorso. Dopo il rettore ha preso la parola il rappresentante degli studenti, Ludovica Boschiero, che ha bacchettato l'Ateneo sulle modalità di rimborso per le tasse universitarie non dovute. Poi è stato il momento del professor Massimo Inguscio, presidente del CNR, a cui è stata consegnata la medaglia goldoniana. Che la scienza deve essere curiosa soprattutto, diciamo, delle vetrine degli altri. I metodi matematici che avevano dato grandi risultati nelle scienze dure avrebbero potuto avere, secondo Volterra, lo stesso successo una volta trasportati nei nuovi campi della biologia, ma anche dell'economia, delle scienze politiche e sociali. E non è a caso che ora il CNR è questo. Chiudiamo qui la prima parte di Pavia Italia, ritorniamo dopo la pubblicità con tematiche legate all'agricoltura e alla cultura. A dopo. Siamo ritornati in studio dopo la pubblicità, riapriamo con un collegamento in diretta da Regione Lombardia, dove c'è il nostro corrispondente Armando Bidone, che sta seguendo la votazione in Consiglio regionale sul progetto di legge che dovrebbe bloccare l'impianto di pirolisi di Retorbido. Armando, ci sono delle novità? Buonasera, sì, novità importanti. È stato votato all'unanimità l'emendamento alla legge sui parchi regionali che di fatto, come dicevi, dovrebbe bloccare l'impianto di Retorbido. La votazione è stata piuttosto lunga perché sono stati presentati molti emendamenti anche di diverso tipo. Prima del voto i consiglieri regionali della provincia di Pavia, Villani, Nanni e Pesato sono intervenuti dicendo che avrebbero votato tutti indistintamente a favore di questa modifica, e così in effetti è stato. L'emendamento appunto è stato votato da 53 consiglieri regionali su 53 votanti. Ora però bisognerà capire cosa accadrà nel labirinto della giurisprudenza italiana in questa specie di lotta all'ultimo cavillo, visto che alla vigilia della votazione la società proponente, la IET, aveva già sollevato dubbi di costituzionalità, e anche Confindustria aveva fatto lo stesso, parlando di un emendamento che, se approvato, avrebbe minato addirittura i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Insomma, la grande attesa per la legge cosiddetta salva oltrepò è finita, ma occorrerà seguire molto da vicino gli sviluppi nelle prossime settimane. A voi la linea. Grazie mille Armando, noi continuiamo a parlare di agricoltura. Tanti esponenti anche Lomellina hanno preso parte ad Ecomondo, a Rimini, dove si è anche parlato di una tematica di estrema attualità, ovvero quella dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura. I tecnici hanno fatto il punto della situazione, concentrando l'obiettivo sul fatto che l'utilizzo dei fanghi in agricoltura è un chiaro esempio di economia circolare. Vediamo il servizio raccolto durante i giorni di lavoro in Romagna.
L'utilizzo di fanghi in agricoltura è un chiaro esempio di economia circolare, in quanto consente la gestione da parte dei gestori dei depuratori del la gestione di uno dei loro sottoprodotti, ovvero di questo fango di depurazione, perché ci terrei a evidenziare il concetto che il produttore di fanghi in realtà siamo noi, in quanto deriva proprio dalla lavorazione e dalla depurazione delle acque. Perché è utilizzabile in agricoltura? Perché comunque ormai da anni, e nello specifico dal 1986, è un'attività riconosciuta sia a livello europeo che a livello nazionale come attività di smaltimento e recupero in agricoltura. Questo perché sostanzialmente? Perché i terreni, soprattutto in determinate zone, hanno subito, a causa di uno sfruttamento culturale intensivo, una perdita graduale e continua di sostanza organica, perdita che deve necessariamente essere integrata in qualche modo. E nelle zone in cui non vi è più possibilità di ritamazione, in quanto non vi sono più allevamenti animali, dobbiamo cercare di sopperire a queste mancanze in altri modi. Il fango di depurazione, apportando forti quantitativi di sostanza organica, può essere un'ottima risposta. Il fango comunque, se utilizzato secondo i dettami delle normative vigenti, è utilizzato in modo cautelativo sia della salute umana che della salute ambientale. La normativa nazionale diverge dalle singole normative regionali, in quanto spesso e volentieri all'interno delle regioni si applicano delle normative più stringenti. Quindi sicuramente EFAR è a favore di un aggiornamento della normativa, anche in termini più restrittivi sicuramente, ma soprattutto siamo a favore di una omogeneizzazione di questa a livello nazionale, di modo che tutta Italia sia normata in modo equiparato e univoco. Ci terrei anche a sottolineare che il fango di depurazione comunque, essendo un rifiuto, deve essere controllato a norma di legge, e già tuttora è esistente, soprattutto in Regione Lombardia, una normativa tra le più stringenti in Europa. La legge lombarda prevede già dei controlli molto più intensivi, un maggior numero di parametri che vengono controllati prima di poter effettuare la distribuzione di fanghi in agricoltura. Cambiamo radicalmente argomento e parliamo di cultura. È tornato a Pavia lo scrittore Roberto Saviano, accolto alla libreria Feltrinelli di Pavia da una folla di lettori. Nel servizio la presentazione del suo ultimo libro, La paranza dei bambini. Io qui non voglio né giudicare né puntare il dito in questo romanzo, ma voglio raccontare una dinamica. La frase di Alvaro è una frase iscritta in chiunque decida di osservare oltre la superficie. Il dramma di un paese è pensare che vivere onestamente sia inutile, come diceva. Vivere onestamente sia inutile significa, ma c'è possibilità di farlo? Sì, è la risposta. Sì, vi sarete detti molte volte. Quante volte siete andati a letto pensando, ma dannazione, ma perché anch'io non divento come questi, come il mio vicino, come il mio collega, no? Che se ne fregano, vanno avanti senza seguire le regole, senza avere rimorso, fregando l'altro e quindi ottenendo, a volte carriera, a volte vantaggio. Loro, i paranzini, cioè i membri della paranza, dicono il mondo si divide in due categorie, fottuti e fottitori, non ce n'è una terza. Tu che cosa sei? Il mio invito ai lettori è la guerra che loro combattono. Sappiate che è la vostra guerra, cioè noi con altri mezzi, per fortuna in tutt'altro modo, non con questa bestialità, ma subiamo questa guerra, che è la guerra di... Pensate quando, che so, si è a scuola, o si è sul posto di lavoro, o si è tra amici. Almeno forse una visione nera, ma la è licita, cioè chi vince? Ho io la sensazione che vinca sempre il furbo, quello che ti frega. Hai la sensazione che quando ti comporti, diciamo, correttamente, tu inciampi. Hai la sensazione che chi rispetta la regola sia, come dicono loro, no? Un coglione. Loro dicono addirittura chi lavora è uno strunzo, cioè magari i soldi tutti e subito. Io mi avete visto a Briatore, a Dambilzeri, a Navacchi, ma qual è il problema? Cioè questi se la godono, no? I nostri genitori, tra l'altro coscienti, che i loro genitori sanno che i figli vivranno peggio, i nonni no, i loro nonni sapevano che i figli avrebbero vissuto meglio,
I loro genitori sanno che invece i loro figli vivranno peggio, senza diritti, con difficoltà di lavoro. E quindi cosa succede? Che questa guerra che io provo a raccontare non è nient'altro che la nostra guerra quotidiana, che loro anche scatenano e che loro decidono di interpretare con una violenza bestiale dentro un mondo che ci rende innocenti perché ci sta stritolando. Si è chiuso nelle tre diocesi della provincia di Pavia l'anno santo della misericordia, importante appuntamento per tanti fedeli che hanno voluto assistere alla chiusura delle porte sante che esattamente un anno fa erano state aperte per la prima volta, secondo le intenzioni del Papa, in tante chiese del territorio. Con le immagini di José Lattari seguiamo la cerimonia religiosa svoltasi presso la cattedrale di Vigevano, celebrata da Monsignor Gervasoni. Questa notizia di fede, di religione, chiudiamo qui Pavia Italia. Io vi auguro buona serata e vi lascio in compagnia del meteo.